Chieti e l'Abruzzo ancora una volta al centro della pallamano italiana. Hanno preso il via lo scorso 24 maggio le finals giovanili indette dalla Federhandball che arricchiscono il programma di eventi nazionali ed internazionali programmati durante tutto l'arco della stagione sul territorio abruzzese attraverso 5 differenti impianti e tramite il coinvolgimento di 4 comuni. Chieti con la casa della pallamano ma anche Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo. Infatti la federazione ha scelto ancora una volta l'Abruzzo come sede delle sue manifestazioni più importanti. Spazio ai giovani, si diceva. Domenica si assegneranno infatti gli scudetti della categoria Under 17 maschile e femminile, mentre dalla prossima settimana, fra 31 maggio e il successivo 4 giugno, sarà caccia aperta alla tricolore Under 20 sempre di ragazze e ragazzi. In numeri, il tutto si traduce in 48 squadre e oltre 1200 tra atlete, atleti e addetti ai lavori. Numeri che si sommano alle finals promozione di Serie 2, quindi rientranti nella categoria senior, che sempre per uomini e donne hanno richiamato altre 24 formazioni e circa 350 tra giocatori e giocatrici. In totale più di 1500 praticanti senza contare tifosi, genitori ed accompagnatori, numeri che impreziosiscono e certificano la presenza della Federhandball sul territorio regionale. Chieti rimane il fulcro con il centro tecnico dove intanto fervono i preparativi per la nuova stagione del club federale Campus Italia, ma chiamare in causa comuni come Pescara, già sede quest'anno di eventi internazionali, e ancora Montesilvano e Città Sant'Angelo con il Pala Roma e del Pala Castagna rende inequivocabile il legame tra la FGH, la pallamano più in generale e del territorio. Quanto alle coordinate temporali, le finali Under 17 si concluderanno domenica pomeriggio con l'assegnazione dello scudetto, prima femminile e poi maschile. Dal 31 maggio spazio alle formazioni Under 20 con il livello agonistico e tecnico che si alzerà vertiginosamente visto che saranno chiamati in campo anche tanti azzurrini e in generale atleti che seppure giovanissimi rappresentano già volti noti della pallamano italiana di vertice.